Voglio dirti anche questo, perché poi voi in quella bolla lì perdete la cognizione del tempo e dello spazio. Sì. Guarda che è un mese e mezzo, cioè non è che sia una vita pazzesca. No, no, lo so, ma il problema è che, ti dico, è una questione di... Non è che io ho paura che Cristina o che il lavoro paradossalmente il mio, per quanto in un momento difficile, comunque esiste quello fuori. Sì. Ovvio che questa è un'opportunità per la quale uno deve ragionarci comunque oltre ogni cosa. Io ho scelto di venire qua in modo... diciamo egoistico, no? Perché quando ho preso la decisione di venire qua ho deciso da solo, senza interpellare nessuno. E nell'anno in cui c'è stato il lockdown, e tutti sappiamo cos'è stato per ognuno di noi, lo stare già 2 mesi e mezzo lontano dalla persona che adesso io amo e con la quale voglio costruire un mio futuro, è per me una cosa impossibile da fare, ma non solo per lei, perché non è un problema suo, è un problema mio. È un problema che si è creato anche qua dentro negli ultimi 20 giorni in seguito a quelle angosce di cui ti ho parlato più volte. Certo. E che in qualche modo comunque sia io fuori di qua devo sistemare, perché non potrò farmela arrivare. Guarda, addosso io su questo, tu lo sai, sono rispettoso. Quindi lo so benissimo. Io ti chiedo, mi pare di capire che non è così, però te la chiedo per l'ultima volta. Certo. Te la senti di aspettare fino a lunedì per prendere la tua decisione o vuoi uscire stasera? Devo scegliere tra aspettare lunedì e uscire stasera? Sì. Esco stasera, Alfonso.